Ciao, puoi uscire a giocare con noi? Signore e signori, benvenuti nel volo Rocky Santa Fosca. Temperatura esterna 26,5 gradi. Al nostro arrivo troveremo una confortevole temperatura di meno 6. L'orario di arrivo è stimato verso mercoledì. Viaggeremo a una velocità di circa 85 km orari, 88 miglia all'ora. 88 miglia orari, causa tenda del ponte, che si aprirà a metà strada. Grazie. Day 2. Please don't go slowly because weather condition is raining and we are waiting for the sun. Hopefully there will not be sun until this evening. So race condition will be very 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 rainy. A 25 all'ora col motore in curvo. Il parcheggio della... Mi hanno obbligato a parlare in italiano. No. Quindi farà abbastanza ridere. Farà abbastanza ridere. Anche perché devo pensare prima di poter parlare. Contento. Lezione. Sono le nuvole. How to vlog. Basta, medio hanno fatto due Ironman e quindi vedremo oggi come performeranno. Casino oggi. Boh, musica schiantà. Probabilmente che abbiamo fatto il video. No, non l'ho visto. Andiamo proprio dal lago. Matto si schiantà la grande, adesso che ha bestemmia in turco. Ah no, sto parlando di nuovo in bisiacco, quindi... Devo ritornare a parlare in italiano. Il matto si è schiantato in acqua. Cioè. Boh, insomma, sì, stiamo per andare su con la seggiovia. Fa freddo. Boh, quel che sei, dai. Fa freddo. Ma sono contento. Cioè, ci sono le nuvole. E boh, basta, dai, sono già stufo. Ciao. Ho fatto due Ironman. Musica schiantà. Dritto contro il lago. Non ho visto. Andato tutto al lago. Fatto schiantà. Azz, lungo. Il vlog del matrimonio della Dio in acqua. Cioè. Boh, insomma, stiamo per andare su con la seggiovia. Potremmo anche quel che non aveva voglia. Ma che idea di merda! Dai, che siamo! Che non vediamo più la guida! No, ti copia! Se stalle sti sperando? Sì! Ruscello. Buongiorno. Buongiorno.
Cinceni girl, vivo la big girl. Acqua, acqua. Ah, è lì? No. Qua è tutto molto interessante. Ah, vedi? Che sa? Eh no, è a gara. No, basta che stai stretto di là. Voglia. Ma allora bisogna anche pedalare. Eh? Quando l'hai visto sotto voto un po' di prima. Beh, ti sei fermato anche tu lì, eh? Che mono! Allora, insomma, devo vloggare, fare quella roba che mi dici, Matteo. Eccomi qua di nuovo. Stanno arrivando. Bel sentierino in mezzo al bosco. Dopo arriva questi che i lanciatissimi. Di sicuro più di noi. Però finalmente siamo usciti dalle nuvole. Sembra quasi un'esperienza piacevole. Ci vediamo nella prossima puntata. È più di 3 minuti che pedalo, eh? Cosa? Serena Sara con Ustia Riccardo Drio e Andrea Muscolare col Carai. 80 che ha fatto. Che miseria. Il problema è che la ritorno di salita. E il Carai penso che non pesi poco. Possiamo aumentare qua un po' l'andatura o siamo fiacchi? Sfiga! Invece con che leggerezza vado avanti. Forse faranno una piscina qui.
risalita col rodella. I ragazzi parlano già del pranzo. Allora, stiamo facendo quella roba là perché Davide che ha appena scoresato. Quindi sì, siamo in salita, in quota. Col rodella. Col rodella. Ecco, misma di col rodella. Partiti da Canazei verso col rodella. Okay. Adesso andiamo su, rientreremo di nuovo nelle nuvole e prenderemo di nuovo freddo. Faremo un... Buongiorno. Continuano a obbligarmi a fare queste cose. Bravo. Siamo arrivati in mezzo al niente. C'è solo nebbia. Solo la nebbia. Avete solo la nebbia. Mucche. No, c'è gente che sta pedalando, stronzi come noi. Anzi, forse più stronzi perché Lori pedala anche in salita. Boh, che dire. Possiamo procedere perché fa freddo. Comincio ad avere anche un po' di fame. E magari beviamo una birretta. Boh. Ciao ragazzi. Butti sta pissando. Se lo apprezza particolarmente oggi che... Trasferimento con strappetti un po' ci sta, un po' no, però alla fine ci sta. No, tranquillo. No. La dici?